impianti presenti sul nostro territorio hanno già dei loro piani, sia interni ma anche dei piani di emergenza esterni che fanno capo al prefetto. E quindi il comune che cosa deve fare? Deve fare ciò che è nelle proprie competenze, informare la popolazione in corso di evento, e se c'è la necessità di ricoverare le persone in strutture sicure, c'è un modello di intervento che agisce in questo senso. Per esempio, con il dottor Lenticini avevamo analizzato anche il discorso dello spiaggiamento, per esempio, lo spiaggiamento di materiali che sono inquinati. C'è la necessità, per esempio, di collocarli in una zona impermeabilizzata temporaneamente per poterli suddividere, perché poi vanno conferiti in discarica e in una certa maniera. Quindi diciamo che sono piccoli accorgimenti che però con le aree che abbiamo individuato all'interno del nostro modello di intervento possiamo fronteggiare. Quindi, come vedete, tra piani di emergenza vengono fuori alla fine di questi due flowchart due grossi corpi: a sinistra l'organizzazione che fa capo appunto al COC e a destra il modello di intervento. E questi due sono gli aspetti principali del piano. Il centro operativo comunale. Ecco qui, questa è l'immagine del centro operativo comunale, in particolare questo è di Amatrice. Ecco, era una parte dove i tecnici stavano redigendo le schede per l'agibilità degli edifici. Qui eravamo sempre ad Amatrice, però per l'attività di GTS, di gruppi tecnici di sostegno, cioè sono gruppi tecnici che si realizzano a sostegno del sindaco per individuare quali sono appunto le zone rosse, dove si può riperimetrare la zona rossa perché magari si è messo in sicurezza qualche edificio, quindi sono gruppi tecnici molto importanti. E quel ragazzo che vedete vicino alla finestra con il codino è il tecnico comunale, unico, solo tecnico comunale, che poverino era veramente disperato in quel periodo, perché oltre a fare questa attività lui aveva necessità di fare l'ordinanza per il sindaco, gli impegni, le liquidazioni e quant'altro per tutta l'attività operativa. Quindi credo che fosse in piedi la prima settimana senza sosta. Gli altri componenti siamo appunto noi del gruppo degli ingegneri per l'emergenza, e c'era il vigile del fuoco, perché è presente il vigile del fuoco quando si fa il GTS, e poi un architetto della sovrintendenza, perché in questi casi si va magari a interagire in centro storico con danni ed edifici tutelati, molto spesso tutelati. Ecco, quindi interventi e attività integrate. Qui vedete dalla sovrintendenza, il vigile del fuoco, i tecnici, il comune, che lavorano appunto insieme sul campo. In ordinario ci sono delle attività, cioè il piano di emergenza non esiste soltanto quando c'è l'emergenza. Il piano di emergenza esiste sempre, come diceva il sindaco, si va tenuto in un cassetto, è uno strumento importante e ha bisogno di essere coltivato perché è dinamico. Quindi in ordinario vanno fatte delle attività che, se tu le svolgi bene, poi quando è necessario che tu adotti questo strumento in emergenza, sicuramente parti avvantaggiato, perché comunque rispondi in maniera più efficace. E appunto sono aggiornamento del database, per esempio la manutenzione dei mezzi, degli edifici, delle aree. Individuiamo un'area d'emergenza, gli diamo una certa veste, perlomeno insomma che ci sia un minimo di dotazione, e poi non possiamo dimenticarci per 5 anni che quest'area d'emergenza sta lì. Quindi queste cose vanno periodicamente fatte: la formazione, l'informazione, l'aggiornamento del piano, il rapporto con i soggetti da coinvolgere. Poi ci sono altre attività in emergenza, ed è appunto l'allertamento della popolazione, la ricognizione di quello che è successo, quindi è importante fare una mappatura degli effetti dell'emergenza, attivare l'apparato di comando e controllo, definire bene la situazione e poi emanare delle disposizioni che appunto fanno capo al sindaco. Poi ci sono due vari tipi di rischi, ma anche di eventi. Alcuni eventi sono prevedibili e quindi possiamo lavorare in tempo di quiete, altri sono imprevedibili proprio per la loro natura, però insomma, possiamo comunque lavorare bene anche sugli eventi imprevedibili, perché dell'evento prevedibile noi abbiamo già una fase di attenzione, di preallarme e di allarme. L'evento imprevisto magari ti può portare già direttamente ad una fase di allarme, se ci sono dei
Quindi il sindaco appunto è l'autorità, come ricordava bene il sindaco prima, il sindaco Signorini, è l'autorità comunale di protezione civile, cioè lui ha il vertice di questa macchina comunale. Il COC è la struttura che lo supporta. Il COC ha un coordinatore e questo coordinatore poi è individuato sempre appunto dal sindaco e poi ci sono delle funzioni di supporto e ogni funzione di supporto ha un responsabile. In maniera appunto un po' verticistica. Ah, ecco, volevo dire che il COC è integrato in base all'evento specifico ovviamente con rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, società che erogano servizi pubblici essenziali, quindi non so, le società che erogano per esempio l'energia elettrica, ma anche per esempio i dirigenti scolastici, ecco, il coordinatore dei gruppi comunali di protezione civile e le associazioni di volontariato. Sarebbe bene che i gruppi comunali di protezione civile e associazioni di volontariato siano dei referenti, in maniera tale che poi siano loro a fare da riferimento per tutte le associazioni e i gruppi. Il centro operativo, oltre che un'entità, come l'ho raccontata, piena di persone che sanno bene quello che devono fare in emergenza, è poi fisicamente un luogo. Per Falconara è stato individuato questo luogo, cioè il centro operativo comunale, individuato presso la palestra della scuola primaria Mercantini, dove in rosso vediamo evidenziato proprio diciamo, l'area del COC, in blu del COC e in blu invece l'area del parcheggio. Quindi questo è il luogo fisico dove lavora la struttura che abbiamo visto prima, composta da più persone. Il centro operativo comunale, quando abbiamo iniziato a lavorare su questo piano, era impostato in una maniera diversa da come lo vedete. Si passava dall'autorità comunale di protezione civile, cioè il sindaco, alle funzioni di supporto, tutti quei box che vedete sotto, che sono ben 13, perché il Falconara appunto, anche in virtù del fatto che ha delle sensibilità particolari, ha una funzione proprio dedicata alle questioni ambientali, in virtù anche del fatto che la giunta regionale aveva adottato una delibera, la 233 del 2015, che individuava la necessità, proprio partendo dall'esperienza, dal campo, che ci fossero tra il sindaco e le funzioni di supporto due unità trasversali che potessero fare da cuscinetto tra chi è a capo diciamo, della struttura di comando comunale e le funzioni di supporto da coordinare. Ma questo è effettivamente vanno inserito in una delibera giunta regionale, ma è effettivamente un'esigenza, perché altrimenti il sindaco si trova da solo sia a rispondere verso l'esterno, sia a emanare tutti gli atti che abbiamo visto prima, sia a dare la comunicazione alla popolazione e anche a coordinare tutte le funzioni di supporto, che non è possibile, non è possibile che una persona riesca a fare bene questo con la responsabilità che poi ha su di sé. Quindi sono stati individuati, proprio come indicava la delibera di giunta regionale, un'unità specifica di coordinamento e segreteria con compiti amministrativi e supporto per il necessario rapporto operativo tra le diverse funzioni attivate, perché quelle funzioni sono delle funzioni che ci sono normalmente in comune, cioè la funzione tecnica di pianificazione è un ufficio che effettivamente lavora in ordinario in comune, ma che quando si attiva l'emergenza deve fare anche altre attività. Di conseguenza l'unità specifica di coordinamento è composta dal sindaco stesso, dal segretario generale, dai dirigenti di tutti i settori e da un supporto da uno o due persone di supporto amministrativo. Questo fa sì che quando si attiva il COC, il sindaco abbia davanti a sé il segretario generale e tutti i dirigenti. E quindi sono loro che poi rispondono del coordinamento delle funzioni di supporto. E inoltre ha anche un'altra unità che è l'acquisizione, autorizzazione alla spesa, rendicontazione e continuità amministrativa dell'ente, che è fondamentale. Quello che dicevo prima, cioè quel poveretto di geometra del comune di Amatrice doveva fare tutto quanto lui, qui invece è individuata una unità che faccia questo. Non sono unità realizzate con personale esterno, sono unità che sono in cui convogliono il personale che è già presente all'interno del comune di Falconara, che in ordinario fa un'attività.
abbiamo le funzioni di supporto, che sono tecnica di pianificazione, da uno, poi sanità, assistenza, vedo che si stiano avanti il microfono. La 3, volontariato, 4, materiali e mezzi, 5, servizi essenziali, 6, attività scolastica, 7, censimento danni, persone e cose, 8, strutture operative locali e di abilità, telecomunicazioni, rilevazione della popolazione, assistenza alla popolazione, comunicazione alla popolazione, rilevazione e comunicazione, ok, e rischio ambientale. Oggi non li faccio vedere, ci sono per ognuno di questi box poi delle schede dove c'è il nome e il cognome di chi è coinvolto in quell'attività. E quindi anche per chi poi viene dall'esterno ad aiutare il comune di Falconara, nell'ipotesi appunto che ci sia l'emergenza, si trova esattamente delle schede dove ci sono dei nomi, dei cognomi, dei numeri di telefono, cioè possibilità di contatto delle persone interessate. E il piano, a parte questo, poi è dotato di schede operative dove appunto vedete come si deve lavorare in emergenza, appunto le attività che vanno svolte sia nel caso di evento prevedibile sia nel caso di evento imprevedibile. Il piano rischio sismico è così organizzato in fascicoli, ha un fascicolo dati di base dove abbiamo tutti gli elementi necessari rilevati